Diamo la parola adesso al segretario di Roma, Marco Miccoli, e poi a seguire Enrico Cassano. Io vi ringrazio, tutti voi, Roberto, il circolo di Torre Maura, il Partito Ottavo Municipio, per l'opportunità che sempre mi viene concessa di venire sempre spesso qui in Ottavo Municipio. Era una delle cose che mi ero ripromesso quando sono stato eletto segretario, quello di frequentare molto di più la periferia e le zone più consolidate del centro della città, perché noi venivamo da un problema, quello di aver perso le ultime elezioni sostanzialmente in periferia, e quindi ce l'avamo detti al congresso, dobbiamo rifrequentarla. Io voglio ringraziare oggi Enrico di essere qui, come tutti i dirigenti, gli eletti che si presentano, diciamo, dico uno di quelli in periferia, a dare un loro contributo e a segnare una presenza che è molto molto utile, che dà anche un po', ci dà anche un po' di vigore, un po' di forza, anche un po' di speranza, nel senso che è molto difficile il compito che si svolge a dirigere un partito in periferia, in zona di molto molto complicato, molto difficile. E se i dirigenti romani e quelli nazionali stanno a fianco di quei dirigenti, loro sono sopportati anche da una volontà, da una forza e da un impegno migliore. E questo vale per tutti i militanti, anche per voi, che giustamente siete militanti, siete iscritti al partito e volete dire le cose a chi dirige il partito. Quello è il succo, diciamo, di un partito che funziona bene, nel senso che è chiaro, c'è l'ambizione di dire la propria, a contare, a far capire perché ci si è iscritti, per dare un contributo e non solo per la conta, per votare il segretario anziché dare la preferenza, ma anche per dire, per dare qualche impulso, qualche idea, qualche suggerimento. E quindi quel modo di contare dentro un partito che ci deve caratterizzare sempre e di più, perché è la vera differenza che ci abbiamo con gli altri. E noi dobbiamo anche, ha ragione quando hai usato bene la parola, io voglio essere orgogliosa, io continuo a essere, devo dire, orgoglioso del mio partito quando vengo in circoli pieni come questo, e quando vedo i filmati come quello, quando vedo i volontari lavorare alle feste, quando vedo Roberto dietro la pettrice per 15 giorni consecutivi, quando vedo quelle scene là, insomma tutti voi, dico Roberto perché è il vostro rappresentante, diciamo, però quando vedo quello so che tutto quello è possibile, perché noi, a differenza degli altri, abbiamo centinaia di migliaia di volontari in tutta Italia che rendono possibile la nostra attività. E quindi questa è una sottolineatura che ci tengo a fare in questo momento complicato, perché tra l'altro aiuta molto in questa fase della crisi venire qui ad ascoltare e scambiarci qualche idea, le sensazioni, perché c'è un momento in cui vale più di ogni altra cosa la consapevolezza del momento che stiamo vivendo, che questa è la prima cosa che dobbiamo avere in questa fase in testa, perché guardate, non è facile perché questa è una crisi maledetta, è una crisi che tra l'altro abbiamo affrontato in questo paese, non per colpa nostra, l'abbiamo affrontata male, perché dobbiamo recuperare anche in termini di consapevolezza, sì, perché per 3 anni questi qui ci hanno detto che la crisi non c'era, per 3 anni ci hanno detto che se c'era passava subito, e se si arrivava non faceva i danni perché in Italia eravamo ben preparati, e quindi per 3 anni abbiamo perso tempo sostanzialmente, e abbiamo nascosto una crisi, che invece non andava nascosta, perché forse qualche provvedimento preso 3 anni fa ci avrebbe impedito, ci avrebbe dato la possibilità di prenderne ora di più gravi e di andare a un confronto con l'Europa così penalizzati, così umiliati, non solo per le vicende di chi ci rappresenta, che ha toccato il fondo, ma proprio perché oggi siamo costretti a rincorrere su un dettato che ci viene dato, perdendo un'autonomia, una possibilità di autonomia che un paese come il nostro invece ha sempre avuto, nonostante tutto ha sempre avuto e ha sempre mantenuto. Ecco, io credo che proprio questo è il danno peggiore che ci hanno fatto, quello di farci perdere anche l'autonomia di un paese che è una delle più grandi potenze economiche del mondo. E quindi noi siamo in una situazione in cui la consapevolezza che viene dalle parole che avete detto voi, dalla relazione che ha fatto Roberto, dagli interventi che ci sono stati, quella consapevolezza di quello che sta succedendo, perché avremo momenti molto duri, molto difficili da affrontare. E dobbiamo affrontare quei momenti duri, però non perdendo una cosa e appropriarci anche di una parola che la destra non può più pronunciare, che è quella della speranza, perché noi dobbiamo essere il partito che dice anche che il paese, che l'Italia e Roma ce la possono fare, non la possiamo fare perdere questa cosa, perché guardate, io sono uno di quelli che sono più preoccupato non degli indignados, sono più preoccupato dei rassegnados,
fatemi fare un piede. Perché ho più paura che questo paese vada in rassegnazione, a pensare che non ce la si possa fare, perché l'indignazione è già uno, come dire, è un elemento di, che ti dà, che ti spinge a reagire. La rassegnazione no, è quella che ti fa dire poi davanti alla TV, in perfetta solitudine, questi sono tutti uguali. E noi non possiamo consentire questo, perché non è vero che siamo tutti uguali. E soprattutto non possiamo consentire che un paese come l'Italia si rassegni. E guardate che anche il tema degli incidenti di sabato a Roma, che hanno umiliato la nostra città, è una cosa vergognosa che abbiamo visto, non solo la violenza, ma anche il modo con cui è stata esercitata quella violenza. A me ha colpito, guardate, lo dico francamente, più scene di violenza, quelle degli incendi, delle macchine incendiate, del lancio di oggetti, mi ha colpito molto l'immagine della Madonnina calpestata fuori dalla chiesa di Santa Maria. Quella è l'immagine che mi ha dato più fastidio da non credente, lo dico. È l'immagine che mi ha colpito e mi ha indignato di più. E quelle, guardate, sono immagini, la violenza, quel sacrilegio, quel modo di fare, sono le immagini che ti fanno rassegnare, che ti fanno perdere la voglia, che danno una sensazione anche di preoccupazione e di paura e ti fanno anche smettere di pensare che puoi cambiare le cose. E poi c'è l'atteggiamento della politica, quella consapevolezza che dicevo che è mancata. È mancata, perché basta vedere quello, io non lo dico in termini di anticasta, perché so che i nostri parlamentari hanno fatto molto e poi dirò. I senatori parlamentari del Partito Democratico in questi anni hanno fatto anche molto. Ma quelle scene, anche l'altro giorno, una lista alla Camera, ti fanno capire che non c'è la consapevolezza di quello che sta avvenendo. E la consapevolezza si raggiunge con i dati che ha dato Roberto. Io ne aggiungo alcuni perché sono cifre che non ho mai sentito. Quando dicevamo, questa crisi, ricordate che noi poi veniamo accusati di, ci diceva che eravamo dei gufi, Berlusconi, che eravamo dei catastrofisti, quando dicevamo questa crisi è la peggiore crisi dal dopoguerra ad oggi, bene, è così, avevamo ragione noi, purtroppo. Io non ho mai sentito, ho fatto per tanti anni il sindacalista, non ho mai sentito alcuni dati. Dal 2008 l'utilizzo degli ammortizzatori sociali nel nostro territorio di Roma e provincia è aumentato del 783%. 783%! Io non ho mai sentita una cifra di questo. E guardate che è una cifra tremenda anche per un altro aspetto. Perché quel 783% di aumento di cassa integrazione, assegni di mobilità, cassa integrazione straordinaria, è stata accesa all'inizio del 2008, quando la crisi cominciava a manifestare tutta la sua veemenza. E gli ammortizzatori sociali in Italia durano, sapete, 3 anni per chi ha più di 50 anni, 2 anni per chi ce n'ha più di 40 e meno di 50 e 1 anno solo per chi ha meno di 40 anni. Quindi significa che quegli ammortizzatori sociali, questo sostegno reddito, di quell'aumento così consistente, stiamo parlando di centinaia di migliaia di lavoratori nel nostro territorio, e comunque il dato italiano è del 500%, significa che alla fine del 2011 non avranno più il sostegno a reddito oltre a non avere il posto di lavoro. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di famiglie. Questo è il dato, solo sugli ammortizzatori sociali. In un paese, tra l'altro, che vede, e voi sapete, che oltre a questi che hanno gli ammortizzatori sociali dettati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, cioè le categorie che hanno gli ammortizzatori sociali, ma ci stanno categorie che non ce li hanno. La cultura, il mondo della cultura, dello spettacolo, il mondo del commercio, del turismo, sono settori che non hanno, e tante le industrie sotto i 50 dipendenti o sotto i 15 dipendenti, non hanno l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, quelli li prendono andando a chiederli in deroga alla regione, e noi non sappiamo se a gennaio la regione metterà a disposizione i fondi, perché non ce ne stanno. E quindi avremo, oltre a questo 780% di aumento, altri che non potranno andarci, in una situazione, in un paese che vede 1,5 milioni di lavoratori atipici, che non hanno gli ammortizzatori sociali, che vede 2,5 milioni di lavoratori a tempo determinato, il che significa che hanno una scadenza e nell'epoca della crisi il rinnovo dei contratti sarà molto complicato. Un paese che vede 500.000 finti stagisti, diciamocelo, lo diceva qualcuno nell'intervento che ha fatto, lo stage viene utilizzato per pagare di meno i lavoratori o per non pagarli per niente o per fargli fare lavori con politica. Abbiamo 500.000 partite IVA finte,
e abbiamo 2 milioni di partite IVA individuali, significano tutti questi 7 milioni di lavoratori che hanno un rapporto col lavoro non costante, non sicuro, su una popolazione lavorativa di 22 milioni di lavoratori. Questi sono i dati che spaventano, che ci hanno nascosto per 3 anni, che non li hanno presi in considerazione. Abbiamo incontrato gli imprenditori edili un altro tempo fa per dire alcune proposte che volevamo portare in aula al Consiglio Comunale, perché questo qui, il sindaco di Roma, alla riapertura del Consiglio, la prima cosa che ha fatto nell'epoca della crisi, che cosa ha portato? L'aumento delle tariffe dei taxi. Un mese bloccati su questa storia. E noi abbiamo detto, ma portiamo qualche delibera per lo sviluppo della città, muoviamo un po' l'economia, facciamo qualcosa. Questi sono i dati che c'hai a Roma. Questo è. 32, e gli imprenditori edili ci dicono, guarda che noi dal 1 gennaio a agosto di quest'anno i fallimenti in quel settore sono aumentati rispetto allo scorso anno del 32%, solo agosto, il che ha significato 6.000 lavoratori fuori dalle aziende, tutte piccole peraltro, con altrettanti lavoratori fuori da Roma. Dall'inizio dell'anno, ci dice la Confcommercio, che hanno chiuso 2.000 esercizi, dall'inizio dell'anno, 5.000 lavoratori licenziati anche lì, e potrei continuare per tutti i settori. E quello porta in aula l'aumento delle tariffe dei taxi, come se fosse la panacea di tutti i mali, dei mali della città. E noi di fronte a questi tagli, che sono aggravati da una manovra che ha penalizzato ancora di più Roma, a parte l'atteggiamento del governo in questi anni, perché quando si taglia la scuola, l'università e la ricerca pubblica, si dà una bastonata a Roma. Perché questa è la città dell'università, della scuola pubblica, è l'università, è la città dove c'è l'80% della ricerca pubblica. Guarda che ben votato. E quindi questa roba ha penalizzato, adesso l'atteggiamento, Alenia si sposta a Milano, Telecom si sposta a Milano, e i telegiornali si spostano a Milano, e Sky si sposta a Milano. C'è stato un atteggiamento anche del governo di penalizzazione di questa città, mai difesa per quella normale, perché hai voglia a dire che lui adesso fa il finto oppositore di Berlusconi, e non è vero. Infatti si è arrabbiato molto quando abbiamo fatto il manifesto con Berlusconi accanto sulle tasse, no? Si arrabbia molto quando accostiamo a Berlusconi alla Lega, perché sono la stessa cosa. Per 3 anni non ci ha mai difeso da questa attacco. E la città è in ginocchio. E la città è in ginocchio, e queste sono le dimensioni di quello che stiamo subendo. Per questo, per venire a noi, c'è bisogno di un partito che ha questa consapevolezza e che fa un patto al suo interno, che la priorità è occuparci di questa roba qua, in questa fase. Di occuparci di questa e di metterla al primo posto di ogni cosa che facciamo. Perché di questo hanno paura i cittadini, questo chiedono che noi, su cui noi dobbiamo svolgere un ruolo. Ci chiedono questo, perché la preoccupazione è tanta, la rabbia è tanta. E noi non dobbiamo sembrare quelli che appunto, rispetto a questo, non danno nemmeno l'idea che ci si possa fare. Dobbiamo dire che ci si può arrivare. Intanto anche con le cose che diceva giustamente Andrea. Dobbiamo cambiare, dobbiamo saper cambiare, dobbiamo saper interpretare bene il nostro ruolo. Perché noi avremo l'obbligo del rigore. Parliamoci chiaro, non ci avremo la bacchetta magica, anche qualora riuscissimo a sconfiggere Berlusconi alle mani nel più breve tempo possibile, ma non avremo la bacchetta magica, i numeri saranno sempre questi. E quindi anche noi avremo l'obbligo del rigore. Ma il rigore si può chiedere quando appunto quel rigore è accompagnato da scelte, da misure e da decisioni che prendi che rendono accettabile quel rigore. Su due livelli: uno, l'etica e la morale che veniva ricordata, di come un partito si governa, si autogoverna, sta in campo, e due, anche perché insieme alle misure che tagliano devi lanciare una prospettiva di sviluppo del paese, perché senza di quello non si va da nessuna parte. E come si fa a ripartire gli investimenti, quali sono i settori su cui punti? Paese che taglia sulla ricerca pubblica, sull'università e sulla scuola all'epoca della crisi, è una cosa che va contro tendenza in tutto il mondo. Semmai ci si investe su quei settori quando si va in crisi, perché hai bisogno di risollevarti, di trovare nuove idee,
di creare una classe dirigente, una classe imprenditoriale, una classe complessiva nel paese che è in grado di gestire in maniera moderna il paese che è andato in crisi e che opera un cambiamento straordinario. E quindi noi dobbiamo pensare a questo, mettere da parte tutte le altre cose che ci hanno fatto apparire appunto poco orgogliosi di essere del Partito Democratico. E poi dobbiamo anche stare attenti perché i media sulle nostre divisioni ci giocano proprio molto, anche sui giornali locali, avete visto come enfatizzano, anche i giornaletti di quartiere giocano sulle nostre divisioni, le enfatizzano, li mettono in prima pagina. Noi non dobbiamo cascarci dentro a questa neve, non dobbiamo dare adito alla possibilità, noi dobbiamo stare sui giornali perché parliamo di questa roba qua, ce lo dobbiamo mettere in testa, è la priorità che ci chiedono i cittadini e se vogliamo fare un patto con loro dobbiamo partire da questo cambiamento nostro. E questo cambiamento, per venire a noi, parte proprio da Roma. Parte da Roma perché, guardate, Roma indica sempre una strada, perché c'è la possibilità di dare suggerimenti, di dare un contributo forte, nazionale. Non è un caso che quando noi sperimentammo, innovammo la politica a Roma con le giunte di centrosinistra, con l'esperienza poi che vide anche Enrico, prima vice sindaco e poi presidente della provincia, noi andavamo bene anche tutto il resto del paese. Non era del tutto un caso. Riconquistare la capitale e fare bene a Roma è una cosa fondamentale per tutti, non solo per noi. Diamo una mano a tutto il paese se facciamo bene questo. Scusa la Lorenzo, a Pedro Sempre bisogna dire che ha dato risposta. E quindi riprenderci quella forza e quell'autonomia. Quell'autonomia e quella forza di un partito che sa anche dare una mano al partito nazionale. Noi fin qui abbiamo fatto molto, ma non è sufficiente, dobbiamo fare ancora di molto di più. Dobbiamo ancora lavorare meglio, di più, aumentare le nostre possibilità di intervento sulla città, continuare a incalzare Alemanno. Ma come abbiamo detto agli altri partiti del centro-sinistra, a tutte le opposizioni, adesso c'è bisogno anche di scrivere un progetto. E guardate, questa scrittura del progetto è importante come la facciamo. Avete visto, c'è stata anche lì qualche critica, qualche distinguo, ma noi lo vogliamo intanto scrivere con tutti quelli che ci stanno, senza pregiudiziali con nessuno, da destra a sinistra. Però sul merito delle cose vogliamo fare il percorso indietro e il percorso inverso di quello che abbiamo fatto qualche tempo fa. Prima le idee, il merito, il progetto, la scrittura di un programma e su quel merito cominciamo a metterci i partiti, le sigle, le associazioni, i movimenti che ci stanno. Prima questo, e poi scegliamo il candidato migliore, con i metodi democratici che noi troveremo, a cominciare dalle primarie. Noi prima dobbiamo fare questo passaggio però, perché prima abbiamo fatto l'inverso, troviamo un candidato, che ultimamente non abbiamo mai scelto, no? Come mi ha ricordato da Fabrizio sul tema della candidatura di Emma Bonino, persona, c'ha ragione, stimabilissima, dentro un percorso che non era quello del nostro partito regionale. E lì cominciavamo a perdere l'autonomia, poi ci vengo sul partito regionale, ma è chiaro che noi dobbiamo riconquistare un metodo, prima il progetto per la città, le idee, il merito, il programma e poi le altre cose, perché noi facevamo il percorso inverso, prima il candidato, poi tutta la sequenza dei partiti che sul candidato ci seduffavano, no? E poi gli ultimi 4 giorni 400 pagine di programma che nessuno leggeva. Ultimi 4 giorni di campagna elettorale. Questo non si può più fare perché in quest'epoca, in quest'era, i cittadini non ce lo perdoneranno. Non ce lo perdonerebbero uno sbaglio di questo tipo. Dobbiamo fare il contrario. E quello abbiamo detto di fare. Quindi il cantiere con quelli più vicini a noi. Adesso nelle prossime settimane incontreremo tutti i partiti dell'opposizione ad Alemanno, compresi i movimenti, l'associazionismo, il volontariato, le forze sociali e quelle imprenditoriali. Tutti quelli che ci vogliono stare. Dopo annunceremo che su quel programma c'è un'alleanza e chi l'ha sottoscritta quell'alleanza, sì, un anno prima. Bene, e poi le candidature, i migliori che possano interpretare quel programma politico. Ecco, io penso che questo è il nostro percorso e per fare questo ora serve un partito unito. C'è ragione chi mi ha preceduto. Basta con le divisioni, ma non perché dobbiamo ritirarle, perché poi nei congressi nazionali, nelle mozioni, torneremo ognuno a dire la sua. Ma non si può tenere in fibrillazione un partito continuamente, perché non viene più compreso.
perché i problemi sono talmente più gravi che non gliene frega niente a nessuno, a chi farà l'assessore, di chi farà l'assessore, il presidente del municipio, il consigliere comunale nel 2013 adesso. Adesso vogliono sapere che cosa diciamo noi sui problemi che gli stanno procurando la grande preoccupazione di non potercela fare per il futuro. E quindi noi mettere da parte quello, per fare questo, è sempre un partito unito, con una dirigenza riconosciuta, autorevole e autonoma. Perché le ultime candidature sono andate in cui noi abbiamo atteso una trattativa nazionale. Perché probabilmente se sceglievamo noi i candidati, forse avrebbero avuto più chance di battere la Polverini e Alemanno. E invece non è stato possibile fare questo. E noi dobbiamo recuperare quell'autonomia, per questo è importante, e chiudo, pure nei territori, e per questo è importante, per tutti i livelli, e questo è importante, noi eleggere il 26 il segretario e non fare un ennesimo passaggio inutile. Lo dico con tutta franchezza, non si capisce il politicismo di chi oggi dovrebbe farci vedere che quello è un passaggio, dobbiamo capire le regole, dove andiamo, come si fa. Chi ci sta adesso c'è bisogno di senso di responsabilità e di serietà. Qui non sappiamo se a fine anno ci sarà la crisi di governo, se a prossima primavera andremo al voto, e quindi noi abbiamo bisogno di un gruppo dirigente anche nel partito del Lazio. Parliamoci chiaro, qualsiasi altro strumento, dov'è il congresso, le primarie, non ci avremmo i tempi rispetto alla situazione politica che si sta producendo. E questo non significa rinunciarvi per sempre. Significa che in una situazione straordinaria, di gravità straordinaria, si fanno anche cose straordinarie e cose anche che devono far assumere ai dirigenti, la dirigenza larga del partito, una decisione. E allora c'è in campo la proposta di Enrico Gasparra? Bene, io penso che la proposta di Enrico Gasparra sia una proposta che va in quel senso, che riequilibra anche dal punto di vista politico-culturale il nostro partito, che dà la possibilità di avere in campo un rappresentante del Partito Democratico autorevole e riconosciuto dalla città e dalla regione. E dobbiamo dire le cose come stanno, perché non c'è candidatura migliore in questa fase, non c'è, è inutile che ci diamo intorno, per quello che rappresenta, per la storia che rappresenta Enrico, per quello che ci ha messo di suo, e poi io aggiungo per l'autonomia che Enrico rappresenta, sta sempre rappresentare, che Enrico viene da un mondo, quello dei cattolici, dai moderati del partito, storia che viene dalla Margherita, al congresso Enrico ha votato Bersani, perché ha ragionato senza una logica di componente, di corrente, di area, ha ragionato con la sua testa, ha voluto fare quello, poi nel merito possiamo dire ha fatto bene, ha fatto male, però ha fatto bene, ha fatto pure di Bersani, però diciamo che però da un punto di vista ha dimostrato di saper ragionare in proprio, come serve oggi a un partito di quelle dimensioni e con quelle difficoltà di gestione che avrà il partito del Lazio. E quindi io penso che noi dobbiamo scegliere questo con serietà, senza giochetti, e dare un mandato e quell'autorevolezza che giustamente Fabrizio chiedeva. Beh, io faccio il segretario a Roma, so che cosa chiedono gli altri segretari delle province di Roma, quella autorevolezza ce la prendiamo. Ce la prendiamo, se leggeremo Enrico, ce la prendiamo da soli quell'autorevolezza. E la consegniamo nelle mani del segretario regionale. Perché serve questo. Serve un partito che sappia decidere, ovviamente riunendo gli organismi, confrontandosi con le tante personalità che il partito romano e laziale hanno. E quindi farlo nella serietà e nella trasparenza. La trasparenza che significa ridare anche le cose che ho sentito alla fine degli interventi, quelle che chiedeva Andrea, lo ringrazio per aver riconosciuto che ci stiamo provando. Ci stiamo provando, c'è ragione, non vanno bene gli squilibri, non vanno bene, fanno male a tutti. E non si pensi qualcuno che dentro quegli squilibri ne trova vantaggio, perché non sarà più così. Non lo tollereremo. Adesso dovremmo finire il lavoro che la Commissione Statuto sta facendo, i regolamenti e le cose. Bene, lì, allora tanto per dirci l'auto qua. Proprio in occasione, introduciamo che i circoli devono avere un bilancio certificato. E dobbiamo sapere dove stanno le entrate, le uscite e che cosa spendono. Perché è ora di finirla da questo punto di vista.
dicendo che il simbolo del partito non è un simbolo che si può utilizzare sempre in qualsiasi caso, e l'abbiamo già detto con una comunicazione ufficiale, e che questo partito deve ricominciare a ragionare in maniera collettiva dentro gli organismi dirigenti che ci siamo dati, dentro percorsi che sono pubblici, trasparenti e collettivi. Ecco, se noi sapremo mettere in campo tutto questo, io penso che la sfida difficile, tremenda, che ci abbiamo, ci consente di risollevare quel petto gonfio che chiedeva Andrea e che Leana ha detto in termini di orgoglio. Dobbiamo continuare a farlo, perché guardate, c'è bisogno di noi e c'è bisogno di un partito così grande che fa questo. Ecco, io sono fiducioso se voi, quelli come voi, ci stanno accanto, ci stanno a fianco, continuano a sfruttarci, anche a suggerire cose e anche se volete a criticarci quando facciamo male, perché quello va bene anche a tutti noi. E quindi forza, buon lavoro e speranza.